Vabbè. Ricky, fammi una mutanda almeno, dai, visto che ti registrano. Ciao ragazzi, bentornati qua su un nuovo video, siamo con Massimo Roccoli. Ciao a tutti. Tu sei campione italiano? Sei volte campione italiano, sono un istruttore federale, seguo il progetto dei talenti azzurri, che è il progetto che segue la federazione con Pata. Vai, e Mirko Sadler di Be Free, abbiamo collaborato per l'evento sulla sicurezza stradale. Hai portato in Trentino, a parte loro, hai portato un evento sulla oggi incentrato alla pista, cosa che il primo era sulla sicurezza stradale, oggi non è la sicurezza stradale. È sulla sicurezza in pista, perché migliorando comunque determinate dinamiche e tecniche mentre si è in pista in sella alla moto, ovviamente si guida più veloci ma anche più sicuri. Oggi, 5 marzo, avete fatto un corso di guida, però statico, cioè dinamico, ma su un simulatore. Sì, esatto, non è un vero e proprio simulatore perché non ti insegna ad andare in moto, è un vero moto trainer. Un dettaglio che viene spesso tralasciato è la tecnica di guida, quindi i veri fondamentali della guida. Essendo qua comunque su una moto dove quando freno la forcella si abbassa, entro in curva, per rialzare la moto devo comunque utilizzare il gas, lavoro veramente tanto sulla posizione di guida, sulla posizione in sella, quindi qui in maniera statica si ha la possibilità di provare tutte queste cose. Quindi puoi sistemare un po' tutto quello che è posizione di guida, posizione della pedana, mani, cose. Esatto, perché tu quando vai in pista... Non mi vede nessuno. No, vabbè, però se vai con un istruttore ti dà le informazioni a fine turno, quindi tu le metabolizzi, puoi magari vederti a video e il turno successivo provi a fare queste modifiche che ti sono state consigliate. Qua riusciamo ad ottimizzare veramente tanto, ovvero farlo magari il giorno prima, un paio d'ore, e il giorno dopo andare in pista. Innanzitutto c'è un video registrato e cerchiamo di mettere il tuo tempo, in modo che così inizi a capire dove devi girare e dove devi andare a mettere le ruote, perché comunque è un video vero e proprio. E seconda cosa, hai la possibilità di andare a sistemare gli errori macro e poi quando vai in pista vai ad ottimizzare il tutto. Ci sta dando del gran gas, ci sposta qua tutto, da delle gran botte. Oggi è 5 marzo, avete fatto il corso. Sì. Il simulatore è disponibile il 6, cioè domani, anche se credo che il video uscirà probabilmente domani. Mentre sarà disponibile poi per chi volesse provarlo 19 e 20 marzo qui a Pergine in provincia di Trento. Sì. Altrimenti il simulatore si trova principalmente su Bologna, Misano. Sì, c'è la sede su Bologna, ce n'è anche un altro a Misano dove c'è il negozio. Oppure che poi tutti l'abbiamo visto, è quello che in fiera va tanto. Esatto. Va tanto di moda in fiera, ma non l'avevo mai provato. La cosa bella è che, come vedi, lo puoi tranquillamente trasportare in un furgone e quindi chiamando direttamente si possono organizzare dei corsi in loco. Esatto, esatto, quindi i ragazzi li possono tranquillamente, con un colpo di telefono, chiami Mirko e ti organizza il tutto. È molto bello perché hai la possibilità di lavorare, tipo me quest'anno affronterò la mia prima stagione piena di pista. Ah, bello. E però sbaglio qualsiasi cosa, ovviamente sono un puro amatore, roba da 220 al Mugello. Ok, c'è margine per migliorare. Madonna, se ce n'è di margine, è più facile. ce n'è a palate di margine, e qui magari posso iniziare a lavorare su quelli che sono, come i macro errori, quindi la tensione, l'essere troppo appeso. Parliamo, la posizione delle cose sbagliata, basiche, no? Fondamentali di guida: come sto seduto sulla moto, male, come impugno l'acceleratore, dove sono le leve, la leva è nella posizione giusta o sbagliata, per poi passare alla posizione di guida in rettilineo, per poi arrivare in frenata, percorrenza, uscita curva, come usare bene i muscoli delle gambe, l'ancoraggio delle gambe e dei piedi. Insomma, vai, c'è un bel lavoro da fare. Proviamo a fare due giri al Mugello? Mi dai qualche consiglio? Ci provo. Ci provi, vai. No, è impegnativo. Io la prima volta che l'ho provato sono arrivato a 8 giri di Misano e tu, basta. E di solito, dai, le gare durano più del doppio. Però sì. Però qua c'è la moto. La moto non la si muove. La centrifuga ti porta su. Fai una fatica mostruosa. Non essendoci le forze, si fatica molto di più. Vai, posizione rettilineo. Ok. Vai. Allora via. Culo. Dirmi i punti di staccata perché. Va bene. Vai tutto indietro, dai. Esatto, vai. Cazzo. Ponte, cartella dei 300 metri. Hai 200 metri dove inizia il cordolo. Frena. Bravo, alzati. Apri la gamba, giù, giù. Bravo, ok. Guarda l'uscita della curva, quando vedi l'uscita vai a prendere il gas in mano. Perfetto. Sfrutta quelle leve lunghe che hai, dai. Bravo. Nel momento in cui decidi di andare sul gas, qua sono dall'altra parte.
arrivi, freni, apri giù, il mento vicino al polso, colpo di gas e vieni su e vai dall'altra parte, riapri subito il gas che ti porti dritto. Bravo, frena, vento. Io non ce la faccio perché sono basso, quindi non ce l'ho a toccare, lo tocco quando cado il gomito. Vai, gas, via, verso l'arrabbiata 1, chiudi il gas dentro, guarda già la moto davanti che ti aiuta come riferimento, gas, cordo all'esterno, chiudi il gas e punta il cordo all'interno, vai subito sull'acceleratore per sfruttare tutta la pista. Via, una bella frenata alla scarperia, molla il freno e raggiungi il massimo angolo di piega, aiutati col gas per il cambio di direzione e riapri subito. Vai, che sei al correntaio, su, aspetta ad andare sul gas, adesso vai sul gas, vai, spingi sulla gamba esterna, vai, biondetti 1, apri per fare il cambio di direzione, parzializza il gas e full gas adesso, e rimettiti dritto, vai, via, giù, 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 bravo, mettiti giù, aspetta, vai sul gas e tiri su con le gambe, non tirarla di braccia, usa le gambe, vai, in carriera, in rettilineo, mettiti giù, tutto indietro col sedere, incastrati, riposati, rilassati, respira, nei cambi di direzione, inspira ed espira, usa la respirazione, vai, divertiti, fai un giro da solo. Gas subito, vai! Vai, molla il freno e gas! Chiudi e riapri subito! Si può dire che dagli dai veramente il gas a quattro mani, sei sempre al 100%! un po' alla volta arriverà anche in pista, devi avere pazienza! Prima la tecnica e poi la velocità! Pronto, scarperia, staccata in discesa, una delle staccate più ignoranti del Mugello. Via, bravo, colpetto di gas, chiudi e riapri subito. Dai, via, verso il correntaio, dalle mille interpretazioni questa curva. Puoi frenare veramente da fondo. Sì, sì. Dentro, in puro. Sul simulatore si è anche freno. Io freno in fondo e... No, ma non devo frenare. Dipende, se vieni in MotoGP sì, dai, ci stava una pizzicata di freno. Dai, ultima curva, una bella frenata, vai giù. Giù con la testa anche, la testa fuori dal cupolino. Bravo! Vai. Devi capire bene anche il meccanismo, però in pista è importantissimo stare tra l'asfalto e la moto, perché così riesci a tenere la moto un pochino più alta, hai un maggiore appoggio della gomma in terra, certo. E sei più sicuro piuttosto che sdraiare sempre solo la moto. Sì, allora, cosa fondamentale, se già ti metti la tuta e gli stivali riesci ad ancorarti molto di più, e il secondo giro che fai, se avevi fatto 3 minuti di teoria, sei salito qui sopra, non te l'abbiamo neanche spiegato, hai fatto anche troppo, voglio dire, come punteggio, quindi su due giri. Però hai sentito che si fa una bella fatica. No, veramente una bella fatica, è veramente figo. La fatica ce n'è tanta a livello fisico. Con no, il tempo. No. Adesso ovviamente sono appena montato su senza, se abbiamo fatto dato gas, guarda, on. Però ragionandoci un attimo, magari con un po' più di tempo, si può cominciare a ragionare. Poi magari, essendoci stato a Mugello, magari potrei conoscere di più. Esatto. Quanto gas dare, come si sta, perché boh. Essendoci stato una sola volta magari faccio un po' di fatica, non so se non ce n'è. Beh, chiaro, non sai neanche. Però veramente bello, poi ti permette di allenarti così e poi puoi lavorare sicuro. La cosa carina è comunque che ti insegna già a leggere un po' la telemetria, vedi a volte dei computer con tutti quei grafici e dici ma cos'è ste cose?
queste cose qua, e quindi iniziare a vedere come usi il gas. In questo caso, chiaramente, essendo proiettato un po' in un videogioco, è un po' come se hai il fantasmino, no? Davanti a te, quindi qua vedi la telemetria ideale, che è quella nera, e la tua è quella blu. Sotto nell'in-angle vedi una cosa molto carina, ad esempio, che nelle curve a sinistra vai particolarmente bene. Queste sono le curve a destra, quelle sopra, quelle sotto a sinistra. Vedi che copiano perfettamente le... In quali? Nelle curve a sinistra. Quella sotto e la sinistra? Sì, okay. Questa è la prima curva, no? Fai a destra. È più facile. Bravo, c'è qualcosa, voglio dire. Dopo due giri non è così scontato. Ad esempio, guarda qua cosa è successo. Se fai caso che spesso hai un dito appoggiato sul freno e vai spesso a pizzicare, quindi ricordi una cosa, che in uscita di curva via, perché involontariamente, solo che ti scappa via, vai a toccare sul freno. Cosa succede quando sei in massimo angolo di piega? T'hai una pizzicata sul freno e rischi che la moto si rialza. Se esageri, rischi di avere una perdita di aderenza. Quindi dividi bene i momenti in cui gas, freno e ritorno sul gas. Una volta che togli via le dita dal freno, le dita sono tutte sulla manopola del gas, per poi ritornarci. E quindi anche curare la posizione del polso di quando vai a dare gas è fondamentale. Ricorda una cosa, quando do gas devo essere scomodo, in modo da essere comodo quando freno. Questa è molto molto importante. Un'altra pillola. Mai fare questo, ma da qui che sono comodo vado giù scomodo, in modo che quando devo andare a frenare, in automatico vado a togliere tutto il gas. Quindi tu oggi, quest'anno dove correrai? Quest'anno corro sempre al Trofeo Italiano Amatori, 600 Pro categoria, passando di livello. Appunto, l'anno scorso ho fatto 600 base, quest'anno avendo migliorato passo di categoria, e oggi appunto al corso ho compreso veramente quanto è importante e in che modo utilizzare le gambe, perché un conto è dirlo, quindi sentirlo dire o fare un corso mentre vai e ti viene spiegato, però mentre vai hai la velocità, paura nell'ingresso curva, quanto freno, dov'è il mio limite e determinate altre caratteristiche. Oggi non hai paura, non c'è velocità, non c'è niente di tutto questo, quindi ti concentri sulle gambe. Vedi qua, col piede così scivolo, col piede così non tengo bene, le braccia senti come sono rigido, te lo senti da solo, perché ti puoi concentrare su delle tecniche, dei movimenti statici, ovviamente rimanendo su dove non posto, no? Sì, poi non essendoci la gravità è tutto più amplificato, quindi è più amplificato, la fatica, quindi a tirare sulla moto è doppia, ovviamente, perché non si tira su da sola, no? Il gas ti aiuta, e questo però, te ne rendi conto, sì, anche nella realtà. Fai gas, quando vado ad accelerare torna su, no? Quando vado a gas fa. E quindi questo è molto reale. Il fatto invece dello spostare i pesi, quanto è importante, te ne rendi conto di più qua. Anche il fatto dell'utilizzo del freno, mentre si frena la moto qua va giù e ti accorgi come sia più dura e legnosa. Anche realmente tu entri in curva con il freno che vai a mollarlo leggermente, ma se tu non lo molli, la moto uno è piantata davanti, non chiude, o tende a chiudere o tende ad alzare, quindi non hai un ingresso curva. Quindi quando tu vai a mollare poi il freno, la moto torna alla sua posizione centro curva e riesce a chiudere la traiettoria, se non la chiudi mai, esatto, più. Quindi quando vai a dare il gas prima, la moto tende a raddrizzarsi, rimanendo fuori col peso riesce a dar gas prima e continuare a finire la via, curva, e quindi ovviamente esci più veloce e tieni comunque la traiettoria. Mirko, grazie mille, è stato veramente bello provare il simulatore. Grazie a Massimo, grazie a tutta la BFI per l'evento, ovviamente. Se volete provarlo, domani, 6 marzo, 19 marzo e 20 marzo, qui a Pergine, altrimenti sì, magari contattate Massimo o B-Free, perché o B-Free. Come motoclub per queste attività siamo un riferimento in Trentino, e volendo potete anche organizzare un evento, volendo, se uno ha un posto, vuole fare un corso, sì, magari una ditta o qualcosa, qualsiasi cosa, può contattarti. Esattamente. Qualsiasi cosa, B-Free. Grazie Mirko. Grazie. Ci becchiamo in pista. È stato un piacere. Vediamo se oggi ho toccato il gomito, vediamo. Vediamo. Anche in pista. Sì. Insieme alla spalla, la gamba, no, e il tallone, tutto quanto. Ciao ragazzi.